L'archivio privato Martinelli è arricchito da una insolita documentazione filmica relativa alla vita privata e pubblica dell'artista, che lo rende particolarmente appetibile e di grande impatto per la visibilità di eventi, situazioni e costumi dei primi decenni del Novecento. La Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo ha attuato interventi conservativi su questo fondo, costituito da 77 bobine originali, contenenti pellicole di diverso formato in bianco e nero e a colori, databili dal 1913, anno del pregevole filmato delle nozze del tenore con Adele Previtali. Dapprima si è affidato il restauro a Cinecittà e successivamente la catalogazione informatizzata all'Istituto Luce. Il percorso espositivo ripercorre la vita professionale di Giovanni Martinelli e il filmato, parte integrante della mostra, ha come filo conduttore una brillante intervista rilasciata dallo stesso Martinelli nel 1968, nella quale il tenore racconta la sua lunga e ricca carriera. A dimostrazione della versatilità del tenore, sulle scene si propongono i brani di Aida, della Juive e della Carovana degli Zingari, prodotti da Vitaphone per la Warner Brothers Studio, in occasione dell'introduzione del sonoro nel cinema. Martinelli nel 1926 è il primo a dare la voce cantando Celesti Aida in un film. Adesso lasciamo che Martinelli parli di Martinelli. Tutti gli amanti dell'opera sono in qualche modo collezionisti. Lo sono sicuramente di performance, a volte di registrazioni al grammofono, soprattutto di quelle relative agli anni d'oro dell'opera. È difficile definire questi anni. Ma sicuramente possiamo considerarli come un tempo passato, per cui proviamo nostalgia, soprattutto perché non abbiamo potuto viverlo in prima persona. Una di queste epoche, abbastanza recente, si riferisce al periodo, circa un ventennio, che intercorre tra le due guerre al Metropolitan. All'inizio di quel periodo vi cantavano artisti come Caruso, Destin e Scotti, a volte Chaliapin, quando ancora era attivo. Verso la fine, artisti nuovi, altrettanto brillanti, avevano iniziato la loro scalata al firmamento operistico. Durante tutto quel periodo, il Metropolitan poteva mettere in cartellone artisti come Poncel, Reis, Bori, Redberg, Edward Johnson, Gigli, Tibbitt, De Luca. Tutti venivano regolarmente ospitati in cartellone, spesso anche due o più alla volta, anche contemporaneamente. A pensarci, in quel periodo deve esserci stata una delle più grandi ensemble di cantanti d'opera di tutto il secolo. Uno degli artisti più brillanti tra le stelle dell'epoca è stato Giovanni Martinelli, il tenore. Egli ha cantato per ben 33 anni consecutivi al Metropolitan, sicuramente un record per qualunque cantante di primo piano. Iniziò la carriera interpretando ruoli lirici e la conclusa cimentandosi in parti più drammatiche, come ad esempio l'Otello. Ciò che ha arricchito l'America è stata invece sfortunatamente una perdita per l'Europa. Martinelli ha cantato solo 2 o 3 anni in Italia e solo per 2 stagioni, distanziate tra loro 18 anni, al Covent Garden. Tuttavia, è ancora uno dei cantanti d'opera più anziani. Ed è sempre considerato un ospite molto gradito quando viene. Molti di noi, anzi quasi tutti, non l'hanno mai sentito cantare sul palcoscenico, ma piano piano abbiamo imparato ad ammirarlo e ad amarlo attraverso le sue registrazioni per il grammofono. Signor Martinelli, noi siamo abituati a considerarla solo come un cantante lirico, mentre lei ha presentato film suoi e di altri al National Film Theatre. Come e quando è diventato una star del cinema? È stato in occasione dell'introduzione del suono nei film muti alcuni anni fa, non voglio dire tanti anni fa. Comunque scoprirono che si poteva fare qualcosa per introdurre il sonoro nei film muti e accadde perché desideravano inserire qualcuno che cantasse.
Fu nel 1926, vero? Sì, era il 1926, proprio il 1926. All'epoca non esisteva ancora la cosiddetta soundtrack. Dovevamo registrare come se si registrasse un normale disco, ma invece di un piccolo disco da 12 inch, credo fosse da 17 inch. Ad ogni modo era un disco lungo, più di 9 minuti. Fu una rivoluzione per l'epoca. Dovettero faticare molto per convincerla ad accettare oppure accettò subito? Al massimo avrei saputo fare i tipici gesti che usavamo sul palcoscenico. Comunque l'abbiamo fatto. La prima fu Celestia Ida. Lei effettivamente fu il primo? Sì, il primo. Prima di chiunque altro, così mi dissero. Signor Martinelli, lei è il primo. Dopo di me lo fece Al Johnson, credo. Sì. Sì, il cantante di jazz. Sì, io suggerii al regista di inserire qualcosa come preludio prima di iniziare l'aria, perché era brutto iniziare cantando direttamente, se quel guerriero io fossi. Così fecero in modo da ambientare una parte dell'aria del tempio. Organizzarono un piccolo corteo di schiavi che portava Amneris al tempio e Aida avrebbe fatto parte del corteo al seguito della principessa Amneris mentre era da Mess. Sarebbe stato nascosto dietro ad una colonna a guardare il corteo per riuscire a vedere Aida. E come il corteo scompariva nel tempio, il grande sacerdote ne usciva cantando. Sì, corre voce che il Radames, hai chiesto alla dea il nome del generale che avrà il comando dell'esercito? Ed egli risponde, sì, la dea me l'ha detto, ora riferirò quel nome al re che poi informerà anche te. E poi inizio, se quei guerrieri io fossi, con un grande gesto. Chiaramente questo film fu girato nel bel mezzo della sua non certo breve carriera, intorno agli anni 20, vero? Può raccontarci qualcosa degli inizi della sua carriera? Certo, ero un clarinettista nella banda del reggimento e il mio comandante, per caso, fu solo per un puro caso, mi ascoltò perché io stavo cantando con i miei commilitoni nelle camerate. Fu una cosa strana perché una sera, vede, all'epoca non avevamo molti soldi per uscire, rimanemmo nelle camerate. Avevamo messo un corno francese sul davanzale della finestra. Dentro c'eravamo io e un mio commilitone che suonava il mandolino, giusto per suonare qualche aria. Ed io cominciai a cantare. La gente che passava lì davanti pensava che ci fosse un grammofono perché vedevano quella grande campana sul davanzale. Sì, divertente. La mattina seguente eravamo tutti riuniti sull'attenti nella stanza della musica perché stava entrando il comandante, il quale disse, ieri sera passeggiavo con la mia famiglia davanti alle camerate e credo di aver sentito qualcuno che cantava qualcosa. All'inizio pensai che volesse fare un rimprovero per aver arrecato disturbo,
Parlate, chi è il cantante che cantava ieri sera? E non ditemi che era un grammofono, perché ho visto benissimo che era un corno francese. Così parlai, ero io comandante. Bravo, bravo, bravo! Ma sai che mia moglie e le mie figlie dicono che hai una voce meravigliosa? Che ne dici di iniziare a studiare? Quindi prendemmo accordi e chiesero al mio comandante se avrebbe potuto ottenere dal colonnello del reggimento un permesso per esentare questo giovane dalle esercitazioni e dalle manovre all'aperto. Rispose: posso farlo, ma non so come potrò giustificare le sue assenze ogni volta che lui non sarà con la banda. Poi all'improvviso mi chiese: sai cucinare? Lei cosa rispose? Oh sì, io so cucinare. Va bene, può andare. La mattina dopo lessi l'ordine del giorno. Il reggimento partirà per... L'allievo musicante Martinelli Giovanni rimarrà nelle camerate per cucinare per l'infermeria. Sì, l'ospedale. Già, e così divenni un cuoco. Cuoco prima di tenore. A Milano i suoi sponsor le hanno trovato facilmente un insegnante. Sì, un cantante in pensione che aveva circa 48 anni ed era stato assunto da loro come contabile. Lui disse: se mi date quest'uomo per, diciamo, 3 mesi, vi farò vedere ciò che riusciremo ad ottenere. Poi potrete prendere una decisione. Debuttai al Teatro Dal Verme di Milano il 29 dicembre del 1910. Un giorno il direttore del teatro mi chiamò per una audizione. Un signore che si chiamava Tito Ricordi, figlio del vecchio Giulio, mi disse andando verso il piano: bravo Giovanni, vieni qua, vieni qua. Vuoi cantare qualcosa per me? Sì, dico io. Con piacere. Cosa vuoi cantare? Disse: beh, risposi io, avevo 2 arie che consideravo i miei assi nella manica. I suoi cavalli di battaglia? Sì, i miei cavalli di battaglia erano Gioconda e Celeste Aida. Così iniziai a cantare prima la Aida, poi la Gioconda. A quel punto Ricordi aprì una grande vetrata ed entrarono 2 signori. Li riconobbi immediatamente. Erano il grande maestro Toscanini e Giacomo Puccini. Mi avevano ascoltato mentre cantavo. Era una trappola? Sì, era una trappola. Mi sembrava di vederlo ancora, il maestro Toscanini, incedere lentamente verso di me, tutto imbronciato, con le folte sopracciglia, i baffi e gli occhi perforanti, che dice: sì, penso che vada bene, Giacomo. Penso proprio che vada bene. Sì, 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 è un bravo ragazzo, sì, 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 mi piace molto, mi piace, prendiamolo, che bella figura, meraviglioso. Poi mi dissero che avrei dovuto interpretare la parte di Johnson nella Fanciulla del West a Roma, da giugno a luglio del 1911. Poi, nel 1913, sono andato a New York. Lì lei trovò tutti i grandi cantanti del periodo precedente la guerra. Esatto, puoi immaginarlo? Incontrai proprio lì per la prima volta Caruso. In effetti ci siamo frequentati finché il nostro signore non l'ha chiamato a sé nel 1921. Per 8 anni. La sua ultima performance fu la Juive, il 24 dicembre 1921, la vigilia di Natale. Quella fu la sua ultima grande parte. Sì, fu una grande parte. Lei fu il primo a cantare la Juive dopo che Caruso lasciò il Metropolitan. Sì, sì, in effetti dopo che Caruso morì l'opera non fu più rappresentata, penso per 2 o 3 anni. Poi fu proprio per caso. Gatti Casazza mi chiese: che ne pensi Martinelli se rimettiamo in scena l'opera? E fu ciò che facemmo. E fu un successo. Sì, un successo. Vediamo questo filmato. Quello che state vedendo è il duetto tra il Cardinale e Eleazar. Abbiamo girato le riprese nell'inverno del 1926 negli studi della Warner Brothers. Il Cardinale è Luigi D'Angelo. Oh.
La sua attività di attore è andata avanti per molto tempo e ha anche cantato in diverse lingue. Non in vari film, ma nello stesso in diverse lingue. Come ho già accennato ieri sera, in francese, in inglese, naturalmente in italiano, ma anche in russo e ungherese. Non so proprio come l'abbiano presa gli ungheresi e i russi, ma comunque, foneticamente. Opere? No, solo canzoni. Vogliamo vederne alcune? Le abbiamo? Le abbiamo. Bene. Come si chiama questo film? La carovana degli zingari. Ho cantato solo una canzone, Galoppa Morello, poi in russo Ocicornia, che è molto conosciuta, in ungherese, non ricordo, ma comunque per Mariel. Mi ha detto che è nonno, anzi bisnonno, che le piacciono i bambini e le piace stare con loro. Sì, li amo. Il mio pronipote più piccolo ha solo 16 mesi, si chiama Marco. Sicuramente non avrà fatto film con lui, ma so che lei ha girato dei film con bambini, è vero? Mi chiesero di partecipare ad una riunione con dei bambini in una scuola. Risposi, va bene, ma non sapevo cosa potevo cantare. Così decisi di presentare qualcosa di leggero, di molto conosciuto. Qualcosa che fosse facile per tutti e cantai Santa Lucia. La conosce? Ma certamente non con questa voce. Sul mare luccica la strada d'argento. No, tu mi disfai. Ma la luce,
Lei ha mantenuto la sua voce per un periodo eccezionalmente lungo. Mi rendo conto che non si dovrebbe mai affrontare questo argomento con un cantante. Ma quando ha smesso di cantare l'opera? Diversi anni fa, mi sembra nel 1950-51, credo che fosse a Filadelfia. Cantai Otello, Sansone e Dalila e Fedora. Mi dice che poi smise perché era diventato un lavoro troppo faticoso? Sì, era troppo, veramente troppo faticoso. Ma recentemente lei ha infranto la sua promessa perché effettivamente ha fatto un ritorno, dico bene. Ha cantato quest'anno oppure è stato l'anno scorso? Sì, è vero, ha ragione. È capitato in uno strano modo, come lei sa, ma credo che sia andata bene. È stata l'ultima volta? Sì, è stata l'ultima. Il 31 gennaio del 1967, a Seattle. L'opera era durata. Oh,
trovare le sorriente che tesoro per fondo chi ha girato tutto un mondo non l'ho visto come accà. Guarda, guarda, sti sirene che te guardano il campato e te vanno tanto bene.